Buonasera. Tardi oggi, veramente tardi. Mi perdonerete, facciamo la paginetta al volo e vi faccio vedere qualche novità e poi vado a svenire. Non so neanche se riesco a cenare stasera, sono cotta. Intanto qui c'è sempre il solito disordine, ma volevo iniziare facendovi vedere delle cose belle che con il riflesso non si vede tantissimo, però vabbè. Intanto madre chiude la serranda. Buonasera, ci concediamo una mezz'oretta di news. È un caffè, le caffeinate. Oggi ho anche saltato il pranzo, va tutto bene. E non so neanche che tempo fa fuori, azzarderei che c'è il sole perché vedo il riflesso del sole dalla finestra, però. Buonasera, eccovi qui. Allora, oggi è arrivato il mondo, in realtà per fortuna barra sfortuna uno degli ordini non è neanche arrivato, quindi arriverà domani, almeno non avevo tutto insieme perché ho finito a malapena così. Allora, adesso che arrivate vi racconto. Buonasera. Siamo in ritardo, però vabbè, mi perdonerete. È quasi ora di cena, ma io mezz'ora vi lascio andare, prometto. Facciamo la paginetta al volo, che tanto devo solo mettere la fotina, una decorazioncina, metto un fiorellino, va bene. Buonasera, vi accolgo con queste perline, con queste paillette di Doodlebug che sbiriluccicano talmente tanto che credo di averne presa una per colore. Sono 3, 6, 9 colori. Forse ce n'è ancora qualcuna in realtà lì sotto, ma mi è sfuggita. Allora, la notifica di Facebook non è ancora arrivata, se non sbaglio, vero? Adesso arriva, le diamo il tempo, siamo in un orario strano e non è abituata. Adesso poi mi avvicino anche il cartone con tutte le novità, così vi faccio vedere con calma. Credo che ci sia un problema di connessione. Voi mi vedete? Sì, ok. Sono uguali al set, credo che siano gli stessi colori, solo che nel set piccole sono piccine, sono molte meno, cioè in quantità sono proprio piccoline così. Poi se ne ho uno a portare, guarda, se me lo passo un secondo glielo faccio vedere. Voilà, vedete? Quindi sono 12 in realtà i colori, sono minuscole, però le teniamo lì. Buonasera, tardi oggi, ma perdonatemi. Giornata intensa. Allora, do un'indicazione, una comunicazione di servizio per le spedizioni. Stamattina erano pronti tantissimi pacchi, ma DHL sono un po' in sofferenza in termini di personale, nel senso che sono meno, ovviamente, per il calo di lavoro e quindi non ho potuto caricare tutti i pacchi che erano pronti, ne ha caricati solo una sessantina, l'altra metà la caricherà domani. Quindi, se avete ricevuto la mail di presa in carico e quindi del corriere proprio che vi dà le indicazioni per seguire il tracking, allora è partito, se no partirà domani, tanto i pacchi sono pronti. Oggi è giornata di grandi arrivi, giornata faticosissima. Allora, è arrivato Doodlebug. È arrivato Doodlebug e abbiamo scoperto con un confronto con la referente di Doodlebug che il file di Excel che ho mandato per l'ordine in realtà si è mangiato un pezzo d'ordine. E quindi mancano delle cose. Queste cose arriveranno forse per fine. No, mamma, lascia acceso lì. L'ho accesa apposta. Arriveranno spero inizio settimana perché mancano comunque alcuni pad di carta, mancano alcuni gli sprinkles, mancano alcuni abbellimenti che insomma erano stati ordinati, ma adesso arriveranno e magari ne approfittiamo per aggiungere qualcosa di quello che finirà perché in realtà vi siete accorti che è arrivato ancora prima che ve lo dicessi. Ma sa che Dio, vabbè, Luigi, capirai. È arrivato il tuo binder a righe, non so, ho chiesto a madre di controllare se il tuo pacco è partito o no, perché se non è partito magari lo riapriamo e lo rimettiamo dentro. Adesso vediamo. È arrivata Waffle Flower con i colori, sono arrivate le Misty, è arrivato Doodlebug che mi ha portato via veramente tantissimo tempo, è arrivato il primo pezzo di reintegro di Simple Stories, l'altro pezzo con la maggior parte dei Kit Crafty Girl, sono un po' in ritardo anche loro con le spedizioni, arriverà tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Le cose di Doodlebug sono molto belle, che dire, poi vi faccio vedere le carte. Gli appiccichini e i Doodlepop sono una roba meravigliosa che, vabbè.
Allora, io adesso farei velocemente la paginetta, tanto devo solo attaccare una fotina. Vi dico che ho fatto praticamente tutte le pagine da qui al 3 maggio, quindi siamo a posto. Sto finendo di lavorare sulle grafiche delle mie carte baby, mancano alcuni accorgimenti che volevo fare. Alla fine le carte basic che vi dicevo che ero indecisa se farne 6 o 12 perché ne avevo 6 intintunite e 6 con le stesse tinte ma sfumate. Se riesco le facciamo double face. E ci togliamo il problema, quindi. Domani dovrei ricevere alte new. Dovrei ricevere un po' di cose perché ho pagato la dogana stamattina per 3 cose, adesso non mi ricordo, ma va tutto bene, non ci preoccupiamo. Vabbè, non importa, mi verrà in mente. Mi perdo i pezzi perché sono stanca. Mi piacerebbe se riuscissi per fine settimana a farvi vedere un'anteprima delle carte baby a cui sto lavorando. Tra l'altro, per scelta in queste carte non ho messo nessuna scritta. Ci sarà poi un set di timbri abbinato, però così sono secondo me un po' più declinabili sia per i bambini, sia per bambini piccoli, bambini un po' più grandi, insomma. Sì, la Misty da 47 mi sembra è quella piccola. È una 6, mentre la 5 costa 65, è sempre lo stesso prezzo. Adesso poi ve le faccio rivedere. Ce le ho qua di fianco, ma qui di fianco ho di tutto. Doodlebug è tanta roba, cioè, è molto che. E tra l'altro, allora, io non ho bambini e quindi in realtà sfrutto poco queste cose, no? Wear Memory Keepers è fermo in dogana, dovrebbe arrivare domani. Si apre qualcosa di Tommy? No? Stasera, oggi che giorno è? Domani c'è un live in cui vi fa vedere delle robe e per cui ci sarà poi un preordine, ma io non posso dirvi niente, niente col GN, non posso dire niente perché sennò non mi dice più niente, non mi dà più i prodotti. Quindi portiamo pazienza fino a domani. Ah, beviamo questo caffè. Comunque si presenterà delle cose nuove. Quando lo vedrete, capite che è una roba che è estremamente Tommaso Bottalico. È estremamente lui. Il più è che costringerà anche me ad usarle queste cose, quindi boh, vedremo. Allora, prima di farvi vedere le altre novità, queste sono le paillettes, che sono meravigliose. Cioè, sono proprio belle, hanno delle sfumature bellissime. Guarda, qui arriva roba sempre, quindi, cioè, non so. Puoi fare l'abbonamento al kit, così ogni mese è una spedizione. Cattivo Bottalico, sì. Io ho perso completamente il senso dei giorni. Poi con le feste puoi capire, boh, che giorno è? Oggi passano i corrieri, quindi sicuramente siamo in settimana. Questa cosa della quarantena sta facendo malissimo alla mia capacità di orientamento spazio-temporale, ve lo dico. Ok, queste qui sono quelle nere, bianche e grigine. Queste sono quelle purple, il lilac. Queste sono quelle il bonbon. Cioccolato, sì, sono meravigliose. Queste poi dipinte con i ciolfi di Tommaso sono una meraviglia. Poi magari se qualcuna di queste cose finisce di stasera ve la metto comunque prenotabile, lo faccio dopo il live ovviamente, perché tanto devo rimandare l'ordine con le cose che mi mancano, quindi come dire, no? Allora, gettiamole. Ok, allora queste qua poi le rimettiamo di là perché sennò va a finire che me le tengo. Facciamo al volo la paginetta di oggi, poi mi sposto e vi faccio vedere. Sì, esiste l'opzione, è scritto nel dettaglio poi di quando fate metto il taste, esiste l'opzione unisci a kit mensile e quindi in realtà si possono fare una serie di ordini e unire a quelli del kit. Quando è pronto il kit tendenzialmente spediamo. Se si raggiungono i 100 euro ovviamente le spese sono gratis, quello che consiglio è se pensate di fare ordini durante il mese, quando fate l'abbonamento di non mettere le spese di spedizione. Io non lo faccio per cattiveria, non lo faccio in malafede, non lo faccio per rubarvi 7,50 euro, anche perché io le spedizioni le pago ben di più, ma non sempre mi rendo conto quando superate la soglia dei 100 euro perché magari fate ordini lungo tutto il mese, quindi a volte se mi sfugge poi possiamo sempre fare i buoni, per carità, non è sicuramente un problema, però magari se avete in mente di fare più acquisti l'idea più furba è quella di no, Lorena, penso che di poterlo aggiungere perché mancano delle cose per il tuo sto andando a memoria quindi prendetela estremamente con le pinze questa cosa. Sì, si può sempre. Se non devo spedirlo perché state aspettando qualcosa, me lo dite, ditemelo più volte perché la mia memoria è terribile.
Caput, totalmente andata. Non aver ricompreso il kit nel pagamento. Mi sembra che però fosse già pagato. Forse non hai pagato quello di maggio perché non si è generato. Per maggio abbiamo dei problemi, ma sto aspettando il preventivo per l'utilizzo di questa piattaforma esterna e confido che sarà fattibile. Allora, queste sono io che dormo, ne faccio spesso prima di andare a dormire di foto, anche perché il negozio sto conciato in una maniera. Il tuo è completo, Sara? Che bella domanda. Guardalo sul sito. Se lo vedi ancora in attesa di articoli in arrivo, non lo è. E potete controllare sempre lo stato degli articoli che mancano dei vostri ordini andando negli ordini. Di solito c'è scritto sotto in attesa o mancante, se manca. E io, mano a mano che arrivano le cose, lavoro tutti gli ordini, sono le notifiche che vi disturbano e che arrivano spesso, dove tolgo questo metadato che dice che l'articolo è in attesa o in arrivo. Non, a me, guardate, non fatemi queste domande online, io non me lo ricordo veramente. Ho qui un qualcosa come 300 ordini fermi e quindi faccio veramente un po' fatica. Se gli ordini non sono ancora partiti, probabilmente è perché manca qualcosa. Sicuramente, piuttosto scrivetemi e lo guardo poi con calma. Lo potete comunque verificare voi in autonomia dal sito, almeno su quello il sito funziona benissimo. Un astuccio Ranger, la bag oblong. Scrivimelo che lo cerco. Perché non so qual è. Allora, intanto finiamo questo, così poi ci dedichiamo alle news. Anche perché oggi, appunto, insomma, è tardissimo, ma veramente non ce l'ho fatta a staccarmi prima. Sì, per il pagamento di maggio dovete attendere me, nel senso che me che attendo a mia volta, che mi sta facendo il preventivo per questi, per questa nuova piattaforma, perché non, con questo plugin non funziona, cioè non va bene. Sì, ogni 2 mesi sono qui che vi dico se che c'è, non si è rinnovato, insomma, no, non mi piace. Quindi, allora, io ho sempre qua degli avanzini, questi li abbiamo. Puoi psicanalizzare le mie carte di credito. Non faccio più la psicologa da un po'. Allora, questo non mi dispiace, ma è troppo grande per la nostra scritta. Non mi dispiacerebbe provare a sfruttare gli angolini, invece. Anche l'angolino è molto grande, ma vediamo. Ne ho anche uno più piccino. In realtà, anche fosse solo per dare un pochino di tono. Guardate, lo stacchiamo. E poi ci mettiamo due appiccichini. Mettiamo qua un po' di colla e poi vi faccio vedere le novità perché oggi più di questo non riesco a fare. Portate pazienza, sono stanchissima in questo periodo, ma ci sono giornate che veramente mi mettono duramente alla prova. Doodlebug è di nuovo in preordine, non dovrebbe, lo stiamo finendo di sistemare adesso, non dovrebbe più essere in preordine, in realtà potrebbe esserci qualcosa che è finito e che sarà messo disponibile su ordinazione e che quindi arriverà, come tutte le altre cose che sono su ordinazione, in tempi 10-15 giorni, tendenzialmente sono quelli i tempi. Ok, qui in realtà io vorrei solo due fiorellini, se li avessi, guardate, questi qua rosa, così finiamo. Così ha un senso che li ho aperti, no? Direi che va benissimo così. Questi 2 giorni mi sono riposata a mandare in tilt di Achel. E in realtà, purtroppo, con il calo di lavoro che c'è stato, i ragazzi sono in cassa integrazione, quindi coprono ciascuno più zone rispetto al solito. E quindi, ovviamente, lo spazio nei furgoni è quello che è. Quando stamattina gli ho detto che avevo 100, 115 pacchi, una cosa del genere, mi ha detto: guarda, con tutto il cuore, ma non ce la posso fare. E vabbè. Prendi quello che riesci e va bene così. Quanti ne abbiamo oggi? 14. Dolce dormire. Ieri ho dormito 2 ore e mezza e via. Come se non ci fosse stato un domani. Facciamo solo i fori. Così almeno questo è fatto e poi mi prendo le cosine nuove. Mia madre mi ha spostato la Big Bite, non ci posso credere. Dove l'ha messa? Ma non ci posso credere. Allora, non tocca mai niente. Mi ha fatto sparire la Big Bite. Vabbè, adesso non è qui a portata d'urlo, quindi proviamo di nuovo con questa pinza. Anche se non, ormai l'ho sdrenata, quindi non è particolarmente affidabile, vabbè. Anche in quello di ieri non ho. Purtroppo, ragazzi, con il calo di lavoro che c'è stato è inevitabile.
e questa è la paginetta di ieri e questa è la pagina di oggi. Questo è molto boh style, però mi piacevano molto questi fiori, questo legno dietro, insomma. Allora, cosa vi faccio vedere? Adesso mi avvicino. Allora, innanzitutto questo è proprio qui. Doveva esserci anche nella versione Boy, il Value Bundle, ma non me l'hanno mandato. Quindi adesso lo facciamo riarrivare. Portate pazienza, anche loro sono un po' sotto organico, non hanno visto la discrepanza tra i miei totali, insomma, vabbè. Comunque, niente di grave, sopravviveremo, questi non sono sicuramente generi di prima necessità. Allora, il Value Bundle che cos'è? È un insieme di prodotti che loro inglobano e che sono tutti coordinati tra di loro, che solitamente ha un valore molto più alto di quello per cui sono in vendita. Questo qui mi sembra che costi 30,50, sì, il valore sono $74. Sì, esatto, a voi arriva una prima mail quando io metto in spedizione, ma fin tanto che non arriva la mail da DHL che il corriere ha preso in carico, non è proprio partito ancora. E metà dei pacchi sono rimasti qua. Anch'io l'ho sfondata questa pinza, guarda, non se ne può più. Meno male che adesso in settimana mi riarrivano le altre, così posso sostituirla. In questo value pack c'è un po' di tutto, ci sono delle clip, dei bottoni, in questo ci sono delle cannucce, c'è questo washino meraviglioso, ci sono questi gelli, questi abbellimenti gel che sono stupendi, ci sono i nastrini, gli sticker. La collezione è questa. Sono splendidi, è molto bello anche quello da bimbo. Mi arriverà la prossima settimana, quindi ne parleremo e ne gioiremo insieme la prossima settimana. Sì, sono due percorsi separati. Praticamente quando io metto il vostro ordine pronto per spedizione, è il passaggio, ed è il motivo per cui ne metto solo uno se ne avete tanti, è il passaggio che fa generare la lettera di vettura. Ne metto solo uno perché altrimenti si generano X lettere di vettura e invece ce ne deve essere solo uno e tutti gli altri vengono messi in stato spedito. Tendenzialmente spedisco quasi sempre, salvo dimenticarcene, tutto quello che avete qui. Subito ha detto. Allora, adesso mi avvicino alle altre cose e vi faccio vedere. Allora, qui poco di nuovo all'orizzonte, adesso poi rispolvero le mie due misti. E questi sono, queste sono le due misti, la 5 e la 6, sono una la metà dell'altra, ovviamente quella piccola costa molto di più, è normale, e ci sono anche i fogliettini con la griglia dentro. Se siete delle card maker vi basta tranquillamente questa qui a 5, questa qui a 6, scusatemi, diversamente la 5 è una misura assolutamente ideale. Questo è il tool originale, sono stati loro i primi a portare sul mercato questa idea, ovviamente. Sì, la paginetta l'ho fatta in frettissima perché sono stravolta. Madre, dove mi hai messo la Big Bite? Tono, ossessiva compulsiva, sposti veramente le cose? Ma io stanotte non rispondo di me. Da di là l'abbiamo messa addirittura. Cioè, vabbè, non tengo parole. La versione Boyd è esaurita, adesso ve lo rimetto come prenotabile perché non me l'hanno mandata. Che dire. Allora, poi, adesso mi trascino qua uno scatolone. Anzi, prima questi. Allora, il collection kit piccolo, cioè il collection kit della collezione Birthday Girl è finito. Mi è rimasto il Doodle Bug Essentials, che è praticamente il kit per fare... voilà. Per fare dei low, comunque è una sintesi del bundle, praticamente vedete che ci sono le stesse clip, i nastrini. La Misty è uno stamping tool, quindi un attrezzo per timbrare con precisione, ed è il primo che è stato inventato, infatti negli Stati Uniti è stato brevettato ed esiste solo più lui. Qui la devi lasciare la Misty, non la devi, la cosa, non la devi toccare, cioè la devi mettere dov'era, no? Adesso non passo. Allora, questa qui è la versione Boy. Un'altra anticipazione. Anche questi non me li hanno mandati. Tutto bene. Questa qui è la versione Boy e questo qui è il kit di carte, ma poi vi faccio vedere le carte singole. Quelle ci sono tutte, anche gli sticker. Questa è la versione Party Time, quindi la versione Boy. Ce n'è una nella versione Girl con i gatti volanti, che è una roba meravigliosa. Io non, cioè, di solito non riesco. Quella, allora, non esiste. Allora, io ti direi di no. Ti direi che quelle che arrivano sono fondi di magazzino o forse le hanno rese disponibili solo per l'Europa. Negli Stati Uniti a Phoenix a gennaio non c'era traccia né della Tonic né negli stand di Team di alcun tipo di platform, di stamping platform. Quelle che ho trovato che dovrebbero arrivarmi adesso, credo giovedì, massimo venerdì, forse sono dei fondi di magazzino. Io credo che non le possano più produrre perché ovviamente la Misty ha fatto causa. Fino a poco tempo fa l'unica che poteva ancora essere prodotta era quella di T-Malls, tutte le altre no.
effettivamente sono tutte copie. Forse negli Stati Uniti hanno fatto una sorta di gentleman agreement, questo non lo so, però io non l'ho proprio più vista il Creativation. Quindi vediamo. E Fabiola mi sposta le cose. Io già non trovo niente, già qui c'è il disastro. Insomma, peccato che mio figlio è maschio. Allora, possiamo trovare del bello anche qui, Alessia. Mi fate morire. Allora, mettiamo via queste intanto e mi avvicino allo scatolone. Allora. Mi avvicino allo scatolone e mi viene un'ernia perché... Allora. Poi vi porto a vedere le carte singole. Questi sono i paper pad piccoli 6x6, che non si possono aprire ovviamente perché sono sigillati, ma poi vi faccio vedere le carte singole. Il gatto volante è questo. No, non sono esattamente identiche, però l'idea è quella. Cioè, da dopo che l'ha proposta My Sweet Petunia, che è l'azienda che ha fatto uscire la Misty qualche anno fa, in realtà sono praticamente tutte copie. L'idea geniale, ha svoltato completamente il modo di timbrare. Comunque è giusto che sia tutelata, è giusto che sia pagata. Qui si tratta di lavoro. My Sweet Petunia vive di questo. Quindi, insomma, a me sembra corretto. I pad piccoli, poi vi faccio vedere anche tutte le carte singole dopo. Adesso vediamo. Allora, perché poi è arrivato anche Waffle Flower. Dunque, facciamo un pezzo alla volta. Timbri. Allora. Sì, no, è una 5 che è la metà di una 4. Sì. Timbro, Party Animal con le sue fustelline. Poi c'è Birthday Girl. Carinissime. Il gatto volante è meraviglioso. Cioè, no, vabbè, quando l'ho visto, mentre lo mettevo a posto, ho riso un quarto d'ora. Birthday Boy con la pignatta. E poi ci sono anche le fustelline, le sue fustelline sono queste qua. Poi non ti è arrivata. Tra i tuoi, perché ne hai troppi, Erika. Pensa a me. Questo è il Party Animal Girl, guardate, c'è il gatto volante, ci serve assolutissimamente. C'è anche il riccio che possiamo far volare. No, vabbè, questo è meraviglioso. Ci serve. Allora, le nuove carte Waffle Flower mi hanno mandato dei campioni gratuiti perché io avevo fatto l'ordine, cioè tipo 10 secondi prima che uscissero queste cose delle carte. Adesso li vediamo perché in realtà mi mancano già alcune cose che non mi hanno mandato con quest'ordine. Della Low Fun Flipping Awesome, non so quale sia, ma poi la guardiamo. La 4 è come il foglio della stampante, è il doppio della 5. Ho dovuto comprare carte doppie per lei, eh? Mi racconti la storia di molte mamme che sono nella stessa situazione. Allora, fatemi tirare sul blocco, questo è quello che rimane. Colore Tiffany, credo che ci sia già. Hai controllato? Perché sono arrivati tutti, a meno che non sia finito mentre ci stiamo parlando. E allora dopo ve li rimetto in prenotabili. La tua figlia. Allora, Odds and Ends della versione Girl. E sono bellissimi. Ci sono gli Odds and Ends e i Chit Chat. Non ne sono rimasti tantissimi, ma li facciamo ritornare. I Chit Chat sono tutte le frasette, i bannerini, i fumetti, la meraviglia. Poi ci sono i mini icons, che sono due fogli. E sono questi. Questo lama qua che è meraviglioso. Cioè, vabbè, il gatto volante qui non c'è, sarà nell'altro foglio. Vabbè. E poi ci sono gli icons normali che sono un po' più grandi, sono un 12x6 pollici, sono 12x6 pollici. Allora mandatemi un messaggio dopo che li sblocco, li metto prenotabili e aspetto qualche giorno a fare l'ordine. Anche a questo punto, anche per Doodlebug, magari glielo rinotifico tra qualche giorno, tanto non abbiamo molto da fare nei prossimi giorni, possiamo aspettare qualche giorno in più. Questo è il foglio di sticker 6x. Guardate questo che è meraviglioso. Guardate. Questo qui è il foglio di stickers, dicevo. Poi vediamo invece la parte boy. Stessa cosa. Riprendiamo qua così. Adesso mi studio che cosa farci con questi, perché sono veramente deliziosi. Questi sono gli Odds and Ends. Sono 192 pezzi. E sono tutti questi. Sono molto carini. Il lama. Sì. Qua qui c'è un washi.
mi mancano anche dei washi. Sono una donna triste. Questi sono i Chit Chat. Io questi li adoro. Meravigliosi. Ah, ma madre, tu mi hai appeso tutti quei. Vabbè, poi faccio il giro di là. Il Party Girl è. L'ho finito, lo riordino, poi lo sblocco e ve lo metto ordinabile. Giuro. No, gli sticker non ci piacciono per niente. Questi qui sono i mini icons. Dopo li sblocco e vi avviso sia su Telegram che su Facebook. Scusate, ho fatto mettere tutto non ordinabile perché avevo bisogno di capire che cosa mi fosse arrivato, cosa no. Insomma, era una questione di gestione proprio. E questo qua è il foglio di stickers. Guardate, questo è meraviglioso. Non ho un figlio, Claudia. Stiamo, se vuoi, ti faccio parlare con un collega terapeuta. Ok, e questa è la parte boy. Poi vi faccio vedere gli stickers. E poi posso portarvi. Ah no, ho ancora Waffle Flower qua. No, vi faccio vedere i washi. Stelline, cupcake, happy birthday. E qua sono un po' tutti misti. Adesso ve ne faccio vedere un po' così altre stelline. Una scimmietta è molto carina. E ne mancano un paio di washi anche. E vabbè, adesso li facciamo tutti. Orde di nipoti. Va bene, poi ci sono le paillette piccine che vi ho già fatto vedere. Vi faccio vedere Waffle Flower. Adesso tiro su tutto. Non tiro su tutto perché le fustelle magnetiche pesano una cifra. Allora, questo. Mamma mia! Ok, e questo. Allora, Timbro e Lo con la sua fustellina. Meraviglioso. Questo è stupendo, guardate, questo assembramento di cagnolini, Friends Forever, We Are Family, sono stupendi, questi sono loro. Poi ci sono le layers, che ho preso ne ho prese un po' tante, sto giro ho preso le A2, le A7, sapete che sono quelle complementari, le A7 ne ho prese un tot perché non le trovavo mai, ero tristissima. Pesano in maniera indicibile. Poi ho preso sempre con lo stesso mood. Non l'ho mai usato perché non sapevo come usarli. Ho preso con lo stesso mood le ellissi, gli ovali e questi qui sono gli additional A2. Ma ho preso anche i quadrati, bellissimi. Secondo me sono utilissime queste fustelle qua, fanno un sacco. Non ci avrei scommesso due lire, ma poi le ho provate. Purtroppo, ogni volta che proviamo le cose. Allora, adesso stacco il telefono, quindi vi farò prendere un po' di mal di mare. No! Cosa sia successo non lo so, ma vi riaspetto qua. Non so cosa è successo, se è andato giù internet, se ho dato io una manata mentre toglievo il telefono dal mio trabiccolo, potrebbe essere. Intanto vi aspetto, portate pazienza.